la bigliettazione del trasporto pubblico volta a semplificare l'esperienza dell'utente finale. Il viaggiatore non deve fare altro che effettuare un check-in all'inizio del viaggio e un check-out alla fine e non si deve preoccupare di null'altro. L'applicazione stessa rileverà i suoi movimenti e andrà ad emettere il biglietto più conveniente, garantendo anche la multimodalità. Ad oggi abbiamo oltre 80 partner su 6 paesi e si sono affidati alla nostra tecnologia esattamente per semplificare quella che è l'esperienza dell'utente, la quale semplificazione dovrebbe indurre ad un maggiore utilizzo del trasporto pubblico. Questo tipo di semplificazione potremmo ottenerla anche a livello governativo e di operatività, ma questo non è sempre facile. Per discutere di questa tematica abbiamo invitato 3 ospiti di eccezione. Le presenti in ordine abbiamo Maria Cristina Carmeli, dirigente della mobilità al Comune di Genova, Denise Gioli, direttrice dell'area tariffale Arcobaleno, che per chi non lo sapesse tratta dell'area di confine del Ticino, e infine Cristina Bangero, presidente dell'Agenzia Mobilità Piemontese. Anzitutto vi ringrazio di essere qui e vi pregherei di iniziare magari spiegando come funziona la governance del vostro sistema di trasporto e quali sono le peculiarità e le criticità in merito. Bene, buongiorno a tutti, come vi faccio io, lo sapete? Buongiorno a tutti. Allora, su Genova posso dire che abbiamo un'unica azienda che eroga il servizio sulla tratta della urbana e sulla tratta metropolitana in un contesto difficile, difficile dal punto di vista morfologico, dal punto di vista altimetrico, quindi è una città lunga e stretta, quindi i collegamenti non sono semplici, c'è anche un'area montana, per cui un servizio di trasporto pubblico difficile da organizzare e sicuramente anche costoso per le connessioni e anche le percorrenze a vuoto. E una città anche difficile da gestire con gli utenti per le vie tortuose che ci sono e per le difficoltà di spostamento e il traffico. Tutto questo porta naturalmente ad avere una ripartizione modale già molto a favore del TPL per le ragioni che ho elencato, e però bisogna assolutamente migliorare, e adesso vedremo come abbiamo intenzione di farlo. Sicuramente in primis abbiamo oltre 1 miliardo di euro di infrastrutture che saranno implementate, nuove infrastrutture che saranno implementate nei prossimi 5 anni e che porteranno a modificare totalmente il trasporto pubblico. Il trasporto pubblico cittadino. Un'ultima cosa, l'unica azienda che eroga il servizio lo eroga in virtù di un affidamento in-house e lo eroga sia in ambito urbano che in ambito metropolitano. Quindi le nostre sfide al momento sono quelle di migliorare il trasporto pubblico al fine di renderlo attrattivo per l'utenza, che è ancora tanta comunque, che utilizza l'automobile. Sentite, comunque. In più volte invece la governance, diciamo che il livello di governo rispetto a quello di Maria Cristina è un livello superiore di livello di governo dal punto di vista della governance, perché l'Agenzia per la Mobilità Piemontese è un consorzio di enti locali in cui Regione Piemonte e Comune di Torino hanno la quota di maggioranza e poi fanno parte del consorzio tutte le altre province del Piemonte e molti comuni anche. E quindi all'agenzia sono state trasferite tutte le funzioni che la legge del 97, poi la legge regionale 1 del 2000, di attuazione del decreto legislativo del 97, aveva dato alle province, 30.000 abitanti. Per noi la complessità è di gestire il trasporto sia di ferro, perché come agenzia noi abbiamo la gestione di un contratto di servizio ferroviario regionale SFR con Trenitalia, di un contratto di servizio SFM, Servizio Ferroviario Metropolitano, di nuovo con Trenitalia, che è all'avanguardia dal punto di vista del trasporto ferroviario urbano, perché noi abbiamo una piccola REV a livello di città di Torino, poi abbiamo anche un contratto di servizio che è transfrontaliero tra Dodo nella Svizzera con BLS, e c'è stato recentemente
un affidamento che partirà poi il 1 gennaio 2025 con l'operatore Longitud per la riattivazione di due linee sospese. Questa è solo la parte del ferro. In più l'agenzia gestisce un contratto di servizio sulla navigazione della Godorta e ben 16 contratti di servizio sulla gomma. Qual è la difficoltà? La difficoltà è un territorio policentrico come quello del Piemonte, dove noi abbiamo il 30% della popolazione che vive in comuni di 5.000 abitanti, e garantire di un servizio efficace e di qualità. E la seconda difficoltà è di garantire l'integrazione tra le diverse modalità di trasporto, perché più sono policentrici i territori, più è importante riuscire a fare un'integrazione modale, per cui sulle linee forti, che ovviamente sono le linee del ferro, ma ci sono anche alcune linee della gomma che possono essere classificate linee forti, noi dobbiamo creare delle linee di azione su gomma in modo da dare un servizio che possa davvero essere capillare per tutti i cittadini. Oggi, e poi intendo la parola dell'aria, mi taccio, un ulteriore fattore che però ci può aiutare ad aumentare la capillarità del servizio di mobilità collettiva è legato alla sharing mobility. L'ultimo video, probabilmente, in territori dove la popolazione è molto dispersa, per i turisti e per gli utenti occasionali può essere fatto con la sharing mobility. Buongiorno a tutti anche da parte mia. La comunità tariffaria Arcobaleno è competente per le tariffe. È chiaro che il presupposto base per una tariffa integrata è che il servizio funzioni, e abbiamo sentito appena anzi le difficoltà nel far funzionare quel servizio, quindi una catena di trasporto. La comunità tariffaria Arcobaleno è nata dalla volontà politica del Canton Ticino, assieme a tutte le imprese di trasporto pubblico, di creare una tariffa unica. Questa tariffa è fatta a zona, significa che l'utente all'interno di una zona può utilizzare qualsiasi mezzo di trasporto, sia una funicolare, battelli, bus, treni, con un unico titolo di trasporto. Questo sicuramente ha semplificato molto l'utilizzo e l'accesso al trasporto pubblico. Dal 2018, una data importante, abbiamo una collaborazione anche con Trenord, rispettivamente Regione Lombardia, per il VAS transfrontaliero. Quindi l'utente, per esempio, tra Milano, Lugano e viceversa, acquista un unico titolo di trasporto. Qual è la complessità? Per l'utente è stato reso semplice. Chiaramente, come potete bene immaginare, dietro le quinte, far andare d'accordo due paesi con normative diverse, tariffe diverse, sistemi diversi, con controlleria diversa, è stato un lavoro non indifferente. Le sfide a livello di complessità ci sono tutt'oggi, nel senso che non abbiamo raggiunto il traguardo. Questo significa che sicuramente il primo passo è quello di far capire alle persone come funziona il concetto zona-tempo e secondariamente come acquistare i titoli di trasporto. Grazie mille per il vostro intervento. Insomma, abbiamo compreso che le complessità sono ad ampio raggio, diciamo, sui diversi livelli anche di governance. Considerando quindi quello che abbiamo appena trattato, secondo voi quali potrebbero essere degli interventi che nel medio termine potrebbero aiutare appunto a semplificare il sistema, almeno agli occhi dell'utente, anche dove non sia così immediato dal punto di vista della governance stessa? Ma bisognerebbe innanzitutto semplificarlo e prima ancora renderlo fruibile e immediato. Fruibile che cosa vuol dire? Vuol dire che il servizio progettato deve essere adeguato alle esigenze di spostamento, in termini sia di connessioni e sia anche di numero di corse. Quindi io devo poter utilizzare il trasporto pubblico durante tutta la giornata, devo poter contare su un trasporto pubblico che è organizzato nella maniera più fruibile per me, e questo vuol dire che ho le corse quando mi servono. Ma poi questo non basta, deve anche essere erogato in modo corretto, cioè quello che prometto deve essere mantenuto, quindi deve essere affidabile, le corse previste devono esserci e devono esserci nell'orario previsto. Questo rende, e tenete conto anche del fatto che un trasporto
una rete di trasporti, non è un insieme di linee. Noi tendiamo a il trasbordo in una rete di trasporto deve essere un evento normale, non un evento temuto dall'utente, perché la rete funziona se il trasbordo c'è. Ecco, poi fatte queste due cose, naturalmente bisogna fare in modo che per l'utente sia semplice utilizzare il trasporto, non debba pensare a come approvvigionarsi del biglietto e poi di quale biglietto mi conviene fare. Per pensare a quale biglietto mi conviene fare devo pensare dove devo andare, a quando devo andare, e questo rende tutto molto più complesso. Io stamattina sono arrivata, faccio un viaggio in macchina che è paradossale, tanto se voi trasporto pure. Questa mattina sono arrivata a Milano Centrale e ho trovato in metropolitana la coda. La coda per fare il biglietto, ma non solo per fare il biglietto alle macchinette, per fare il biglietto da un tabacchino, come 30 anni fa, mi sono tornati indietro. In più, una volta comprato il biglietto, c'è stato il problema di entrare nella metropolitana. Perché col fatto che adesso c'è l'integrazione, c'è un biglietto nuovo, un biglietto con microchip, che mi hanno dato il giornaliero, per cui noi non potevamo passare da qualunque varco, ma dai varchi dedicati. Peccato che non ce l'avessero detto, quindi c'erano i borgo o da fare il biglietto, l'imborgo in entrata e poi, per chi non aveva capito, anche l'imborgo in uscita. Ecco, questo è un esempio di quello che non deve accadere in una città tanto come Milano, in cui il trasporto pubblico è progettato veramente bene, perché sto parlando di un sistema che non ha niente a che vedere, devo dire, attualmente neanche con Genova. Abbiamo una linea metropolitana che aumenta l'edicola, che sarà estesa in tempi spero brevi, e poi abbiamo il trasporto su gomma, molti impianti verticali, ovviamente non viene l'orografia del territorio, però per l'utente non deve prendere utilizzare il trasporto pubblico semplicemente per essere affidabile, prendere i mezzi che deve capire quali mezzi deve prendere grazie ad un'app che gli consente di dire quali sono le alternative di spostamento che ha utilizzando il trasporto pubblico in quel momento in cui lo deve utilizzare, e prenderlo senza avere l'ansia di comprare biglietto o ancora di capire che tipo di biglietto deve comprare, semplicemente con un'app, con l'applicazione finale della miglior tariffa, della best fare. Questo è il punto dove vogliamo arrivare, abbiamo già sperimentato un'applicazione MAS ed è quello che consente anche e soprattutto all'utente occasionale di essere incentivato ad utilizzare il trasporto pubblico. Non è facile soprattutto quando si introducono dei sistemi nuovi, comunicare nel modo corretto a tutti gli utenti potenziali del servizio. Quindi questa è la nostra scommessa nel breve termine. Probabilmente questo va di pari passo, come detto, con un miglioramento importante del servizio. Anch'io condivido con l'approccio che è basato su quelle reti. Uno riguarda il servizio vero e proprio, che affidabilità e cadenza dell'orario, vorrebbe un altro degli elementi che fa sì che ci sia affidabilità e che l'utente, che può essere un titolare o un utente occasionale, prende il mezzo pubblico. Questo riguarda sia il servizio che fa, sia il servizio su gomme e cadenzamento orario. Noi abbiamo fatto e stiamo facendo un grosso sforzo sul cadenzamento orario. Sul trasporto ferroviario il cadenzamento orario c'è, cioè su tipo la ZFM, e c'è anche su quasi tutto il resto della rete del sia ferroviario regionale. Stiamo anche sul servizio di trasporto pubblico extra baro su gomma, cercando di fare il più possibile delle linee cadenzate, perché questo è un elemento del servizio che dà affidabilità all'utente. Dal punto di vista invece della barriera che un utente può trovare sulla bigliettazione, le aziende stanno lavorando molto con le proroghe dei contratti che stiamo facendo secondo la normativa nazionale ed europea, e anche questi sono elementi che nei più affidamenti noi considereremo l'integrazione tariffaria, ma anche la facilità, e il MAS è questo, anche a Torino e Piemonte sono tre capofila sia come comuni che come regione del MAS, la facilità di acquistare un titolo di viaggio. Però la facilità di acquistare, di pagare e di avere le informazioni. Io ho letto recentemente però un paper di Juitpi
anche la situazione internazionale dei trasporti, che fa molta relazione, in effetti, però sull'utilizzo del MAS e delle nuove tecnologie della bigliettazione elettronica. Ed è interessante che questo arrivi dagli operatori. È importantissimo che tutte le aziende e che le autorità, le agenzie che danno i contratti in servizio, i comuni, impongano l'utilizzo di queste piattaforme e di queste modalità di pagamento. Ma noi dobbiamo anche tenere in considerazione che c'è una parte dell'utenza che per ragioni di età o anche di digital divide legato magari all'alfabetizzazione sulle tecnologie più complesse non li usa, sempre per lo più è legato all'età. Ecco, lo sforzo che dobbiamo fare come operatori del trasporto pubblico, io metto tutti assieme sia agenzie dei titoli pubblici che aziende, è in questo processo di transizione verso la digitalizzazione cercare comunque di dare le informazioni e di dare l'accessibilità, l'accessibilità a te, io anche degli utenti. Credo che siano stati sollevati dei punti veramente molto molto importanti. La digitalizzazione da un lato è la soluzione, dall'altro sicuramente anche la sfida. Come detto, non tutti sono ancora pronti per essere digital, chiamiamoli così, alcuni magari non lo saranno mai, ma di sicuro questo può essere una risposta per l'accesso e la semplificazione. Perché qui, per esempio, è un esempio come canali di vendita, vede, sono anni. Si è tuttavia comunque anche fare attenzione a non mettere a disposizione dell'utenza troppe app dello stesso prodotto, perché altrimenti rischiamo che di nuovo una soluzione semplice rischia di essere fuorilessa, quando ci si ritrova ad avere una moltitudine di applicazioni o una concorrenza per applicazioni per l'utilizzo semplice di un sistema. Quindi la digitalizzazione sicuramente va accompagnata con l'utenza, c'è chi è già pronto, c'è chi deve essere accompagnato, bisognerà trovare delle soluzioni per chi invece vorrà restare con i sistemi tradizionali, però penso che questa sia la sfida comune di tutti noi che ci troviamo qui oggi. Sì, la chiamerei esattamente la sfida comune, in quanto direi che sia la compagine tecnologica che quella governativa devono lavorare all'unisono per andare in corso mutante. Dunque, come abbiamo capito, insomma, dovremmo venire ad avere qualità, affidabilità e la semplicità. Qualità e affidabilità spetta a voi, la semplicità della nostra, e assieme dobbiamo accompagnare gli utenti verso questi nuovi oggetti. Se posso dire un'altra cosa, bisogna anche però stare attenti, pensare a quello che sarà lo scenario tra 5, 6, 10 anni al massimo. La digitalizzazione sarà totale, quindi anche determinate scelte infrastrutturali che oggi ci sembrano imprescindibili non saranno più necessarie. Mi vengono in mente le palline intelligenti, i soldi che abbiamo speso per le palline intelligenti, il discorso pannelli a messaggio variabile, punto vabbè, con l'intelligenza artificiale, con la digitalizzazione, quando c'è uno smartphone. Tutto questo non servirà più e sono comunque fondi che si liberano per altre cose e che comunque garantiscono anche di avere un trasporto pubblico più fruibile e hanno una flessibilità che ovviamente le infrastrutture tecnologiche non hanno, perché noi a Genova adesso abbiamo portato anche il problema di dismettere ciò che non serve più. Questa è un'altra criticità, oltre ad andare, ad esempio, i soldi che sono stati sprecati tra i soldi. Quindi tenere presente quella parte, quota di utenza che è ancora digitalizzata, che insisterà ancora per 5-6 anni, ma poi pensare al futuro. Abbiamo insomma un progressivo abbandono dell'hardware, così che appunto ci sia meno spese e anche maggiori fondi da poter investire in urban planning e in servizi associati per sentire della mobilità. Dunque, purtroppo mi dispiace dover ammettere che abbiamo il tempo limite. Siamo giunti già alla fine di questa discussione, che in realtà per me sarebbe solo l'inizio di molte altre conversazioni che invitiamo a portare avanti sia con la Riferti che con le nostre esperte. Io vi ringrazio moltissimo per la partecipazione e ci vediamo adesso con le nostre novità.